Dunque, noi ce l'avamo lasciati la settimana scorsa con un abbozzo di quello che poteva essere un simulatore per quanto riguarda l'esercizio, il problemino del noleggio auto. E oggi ovviamente dobbiamo terminare questo lavoro. Allora, per ricordarci, noi avevamo pensato ad una simulazione per valutare, diciamo così, l'andamento delle auto noleggiate e restituite dai clienti, all'interno delle quali potevano succedere, accadere solamente due cose, no? Il fatto che arrivasse un nuovo cliente, al quale poi avremmo potuto o non potuto affittare un'autovettura in funzione del fatto che ci fosse o non ci fosse disponibile, e poi il fatto che quest'auto venisse restituita dopo un certo tempo. Altre cose interessanti non accadono nel nostro sistema, almeno a livello di dettaglio a cui lo stiamo simulando. Okay? Quindi abbiamo definito una classe evento che incorpora al suo interno la definizione di un'enumerazione, cioè un insieme di costanti che rappresentano i vari tipi di eventi che possono verificarsi, e sulla base di questa classe evento costruiamo nella classe simulatore una coda prioritaria che è quella su cui si reggerà l'intera simulazione. Ok? Allora, al di là di questa coda prioritaria, questo oggetto simulatore, che cosa farà? Allora, il simulatore, vabbè, sicuramente possiede la coda degli eventi, ma questa è l'unica certezza che abbiamo finora. Dopodiché, ci eravamo detti, andiamo un po' a ricordarci cosa c'era scritto sulle slide, che il simulatore dovrà sicuramente mantenere chiamiamo quello che abbiamo chiamato lo stato del mondo. Cioè del sistema che abbiamo modellato. Dovrà tener conto di alcuni parametri di simulazione. Non riesco a parlare. Tipo il numero di minuti che intercorrono tra un cliente e quello successivo. Quello è un parametro che può essere modificato, impostato nel testo dell'esercizio, no? Citava un valore, un cliente ogni 10 minuti, ma chiaramente si può giocare su questo valore. E poi delle statistiche raccolte, che sono di fatto l'esito della simulazione. Qui ci dobbiamo fare queste tre domande. Quali sono le variabili, i valori che rappresentano questi tre sottoinsiemi di variabili? Allora, lo stato del mondo rappresenta, se io facessi una fotografia del sistema, che cosa vedo? Che cosa mi interessa vedere? Qual è l'insieme minimo di informazioni che mi servono per descrivere completamente lo stato del sistema nel momento in cui non accade nulla, quindi tra un evento e l'evento successivo? Ecco, a me pare che questo sistema si possa descrivere solamente con due variabili. Una che mi dice quante auto in totale ho e l'altra che mi dice quante auto sono rimaste disponibili. O viceversa, quante auto sono già fuori, no? Sono già state noleggiate a qualcuno, chiaramente l'una si ricava dall'altra. Quindi qua potrei semplicemente print, private, int, l'avevo riassunto in print, private int numero auto o totale auto e un'altra variabile che sono le auto disponibili. Auto disponibili. Non mi piace, fatemelo scrivere auto totali e auto disponibili.
Allora, l'autototale chiaramente è un parametro che rimane fisso, descrive il mondo, descrive il simulatore, e l'autodisponibile invece è un valore che può variare tra 0 e le autototali. Con questi due dati so dirti, no? Il mio noleggiatore d'auto in che stato si trova, in che condizione si trova. E il simulatore dovrà ovviamente far evolvere soprattutto le auto disponibili in funzione del tempo, in funzione del fatto che i clienti arrivano, non arrivano, eccetera. Parametri di simulazione. Parametri di simulazione sono dei dati sulla base del quale poi il simulatore decide che cosa fare quando succede un evento. Oppure decide con che modalità generare gli eventi, con che modalità elaborarli e così via. Conviene sempre esplicitarli, sono una serie di costanti, però piuttosto che avere delle costanti numeriche sparse nel codice, che dopodiché non ci si ricorda più a che cosa servono, conviene raccogliere tutte in un unico punto, così sono anche più facili da modificare, eventualmente da personalizzare, se questo simulatore deve essere chiamato dall'esterno. Quindi, quali sono i parametri che ci interessano? Allora, il testo diceva, noi dobbiamo simulare l'arrivo di un certo numero di clienti, uno ogni 10 minuti, dalle 8 del mattino alle 8 di sera, non ricordo più esattamente l'orario che mi aveva indicato. Allora, questi dati qui, dalle 8 del mattino alle 8 di sera, uno ogni 10 minuti, sono delle costanti che chiaramente modificano, influenzano, no? Parametrizzano la simulazione, sono dei dati di contesto che possiamo modificare. Quindi sicuramente ci sarà l'ora di inizio, l'ora di fine della simulazione, che possiamo rappresentare con dei local time. Ora fine. E poi local time importiamo a java.time ovviamente. Non mettiamoci a fare schifezze noi con i minuti, eccetera, no? Abbiamo delle classi che ci permettono comodamente di rappresentare i tempi. E poi può esserci l'altro dato che ci diceva ogni quanti minuti un nuovo cliente arriva. E questo potrebbe essere un oggetto di tipo duration. Duration di java.time, intervallo arrivo clienti, cliente. A queste variabili ovviamente dovremo dare un valore iniziale, un valore di default, ma essendo poi delle variabili, i parametri, diciamo così, rappresentati da variabili di istanza, chiunque istanzia la classe simulatore, se gli do il setter opportuno, può modificare questi valori prima dell'inizio della simulazione. Quindi, se vogliamo, possiamo già inizializzarli qui, così se uno si dimentica di inizializzarli dopo non ci sono problemi. Quindi local time of, abbiamo detto dalle 8 fino alle 20, e 0 minuti, no? Ricordiamo che l'OV costruisce un nuovo oggetto, non c'è il new su questi dati. E anche questa duration of 10 minuti, quindi c'è un metodo of minutes 10. Poi abbiamo l'altro dato, l'altro parametro, vado un po' a memoria, ma direi che non mi sbaglio di troppo, che dice quando il cliente prende in prestito un'auto, quest'auto può star fuori per un'ora o 2 ore o 3 ore.
Quindi di fatto è come se avessimo un parametro che non è un parametro univoco, la durata del noleggio, ma è un insieme di valori possibili che questo parametro può assumere. Quindi possiamo definire ad esempio all'interno di una lista in cui ci mettiamo dentro dei valori possibili. E quindi io sto cercando di parametrizzare il più possibile, così poi dentro il codice non mi devo più porre il problema di ricordarmi il numerino. E quindi avrò una lista di durate, durate, noleggio. Io questa non la posso inizializzare qua perché ovviamente dovrei costruire tre oggetti, durata di un'ora, durata di 2 ore, durata di 3 ore e inserire la lista. Qui non lo posso fare, direttamente in Java non mi permette di inizializzare una struttura dati complessa su una riga sola. E vabbè, lo farò nel costruttore. Non mi sembra che ci siano altri parametri che possono influenzare come evolverà la situazione. Cioè complicarsi la simulazione, ad esempio dicendo che non so, c'è una probabilità dell'1% che il signore a cui ho noleggiato l'auto abbia un incidente, e allora l'auto non mi ritorna, allora dovrei modellare qui un altro parametro in più che rappresenta quella probabilità, e così via. Statistiche raccolte, l'ultimo passaggio, cioè che cosa deve calcolare alla fine questo simulatore. Beh, sicuramente dovrà calcolare, dovrà dirmi alla fine della simulazione il numero di clienti totali e mi deve dire il numero di clienti insoddisfatti. Che è poi il vero motivo per cui stiamo inventando questo simulatore, per sapere con determinate numero di auto, determinati tassi di arrivo, determinate frequenze di, cioè durate di noleggio, quanti clienti riesco a soddisfare e quanti invece non riesco a soddisfare. Dopodiché con questo, su queste variabili, il simulatore avrà 2 metodi principali. Uno per inizializzare la simulazione, quindi per predefinire, preparare tutte le variabili, e uno per eseguire la simulazione vera e propria. Quindi potremmo chiamarli, questi due metodi, init e run. Ben inteso che il metodo run dovrà essere chiamato sempre dopo il metodo init. La stessa classe simulatore può essere usata per fare simulazioni successive, purché ogni volta venga inizializzata, venga chiamato init per preparare i dati. E cosa fa il metodo init? Beh, dovrà impostare i valori indispensabili, preparare strutture dati indispensabili perché poi l'esecuzione della simulazione possa avvenire regolarmente. Qui dobbiamo, se non altro, la coda degli eventi, lo stato del mondo e le statistiche vanno impostate a un valore iniziale. I parametri hanno già un loro valore di default, non li dobbiamo toccare necessariamente perché questo è l'esterno che deve deciderlo, no? Metteremo poi dei getter e resetter per poter lavorare su questi parametri. L'unico parametro che è necessario fornire ogni volta esplicitamente è il numero di auto totali. Al numero di auto totali lo possiamo passare come parametro al metodo init. Cioè inizializzi una simulazione avendo queste auto.
Ogni volta che inizializzo una simulazione posso passargli un numero di auto diverse e lui si adeguerà. Quindi posso passare come parametro le auto totali e quindi il metodo init parte dicendo ok, salviamo le auto totali, auto totali uguale auto totali. Poi le auto disponibili uguale alle auto totali. Cioè all'inizio partiamo col garage pieno. Se mi hanno detto che tu hai 10 auto, io ipotizzo all'inizio che siano tutte disponibili. Le statistiche vengono azzerate, quindi dis.numero clienti totali uguale 0, dis.numero clienti insoddisfatti uguale 0, quindi resetto lo stato del mondo, resetto le statistiche raccolte, non tocco i parametri, resetto la coda degli eventi. In teoria la coda degli eventi, se ho terminato correttamente la simulazione precedente, dovrebbe essere vuota, ma è sempre meglio non fidarsi. Q.clear. Parto con una situazione vuota, pulita. Dopodiché inizializzo, carico gli eventi iniziali. Questo lo posso fare in questo stesso metodo init, oppure se la fosse un poco più complicato magari potrei prendere un metodo separato, preload, no? O load events, carica eventi, per fare quest'altro lavoro. Perché se io partissi a simulare con la coda vuota che ho appena pulito, il simulatore mi dice ho finito. Invece io devo dire al simulatore, guarda che so già o simula il fatto che arriveranno un certo numero di clienti con certi orari. Allora, in questo caso è molto semplice perché i clienti arrivano a un intervallo fisso, 1-10 minuti, quindi mi basta simulare, partendo dall'ora iniziale e incrementando ogni volta dell'intervallo di tempo, una variabile che mi rappresenta il local time della giornata e per ogni local time nuovo inietto l'evento che dice sta arrivando un nuovo cliente. Se il modello di arrivo dei clienti fosse più complicato, tipo stocastico, randomico, eccetera, sarebbe più complesso ovviamente questa parte, ma per ora è molto semplice. Quindi arriva un cliente ogni intervallo arrivo cliente a partire dalle ora inizio. Quindi posso gestire tutto semplicemente con un ciclo for il cui indice sia proprio l'ora. Parto con un indice ora che lo inizializzo all'ora iniziale, ora di inizio. Itero fin tanto che l'ora è minore dell'ora di fine, ora.before, isBefore, ora fine, e lo incremento sommandogli ogni volta l'intervallo. Vado a capo, quindi ora uguale ora.plus. Intervallo arrivo cliente. Anziché incrementare un numero intero, incremento un local time e ogni volta ora uguale ora.plus della mia durata. Quindi sostituisco all'ora ogni volta l'ora precedente più la durata, che sono i 10 minuti. O poi se non volete giocare con il local time, questa stessa cosa la potete immaginare con un numero intero che misura ad esempio i minuti della mezzanotte, quindi partite con 8x60 alle 8 del mattino, con un numero intero che rappresenta il numero di minuti della mezzanotte alle 8 del mattino, 8x60, sommate ogni volta 10 e andate avanti fino a quando questo numero è minore dei 20x60, ad esempio.
o un numero reale che rappresenti le ore, insomma, sceglietevelo voi. A me è sembrato più comodo usare direttamente le variabili temporali perché fanno quello di mestiere. No? Ok? Allora, in questo ciclo for, la variabile ora mi rappresenterà ogni volta gli istanti di tempo in cui arriveranno i clienti. E in ciascuno di questi istanti di tempo inserirò un evento nel mio simulatore. Quindi creo un nuovo evento e lo aggiungo. Allora, mi sono ricordato adesso che nella classe evento non avevamo messo il costruttore, quindi sarà bene metterlo. Che richiede un tempo e un tipo di evento. Quindi noi aggiungiamo punto add alla coda un nuovo evento . Il nuovo evento richiede due parametri, il tempo e il tipo. Il tempo è ora, 8, 8.10, 8.20, 8.30 e così via. E la durata, scusate, il tipo di evento sarà tipo evento, punto, cliente arriva. Quindi cadenza tanti orari, ad ognuna di queste cadenze arriva un nuovo cliente. Sto popolando la coda e tanti eventi i quali si andranno a collocare in ordine di tempo crescente. Adesso li sto inserendo anche in ordine di tempo crescente, quindi non è una sorpresa. Però la coda prioritaria fa in modo che ogni volta che aggiungo un evento venga inserito nel punto giusto, in modo da mantenere l'ordinamento crescente del tempo. Ok, mi manca ancora una cosa prima di poter far partire la simulazione vera e propria, che non ho inizializzato la durata del noleggio. Ricordate, era una lista di valori possibili, ma non la potevo inizializzare là nella riga 22, perché in Java non me lo fa fare. E allora dove devo farlo? Se non lo posso inizializzare qua, devo farmi un costruttore che faccia almeno quello. Public simulatore quindi durata noleggio uguale new array list di duration e aggiungiamo durata noleggio punto add new, no, non new duration punto of dunque sono un'ora of hours 1 2 e 3. Quindi una lista che contiene una duration di un'ora, una duration di 2 ore, una duration di 3 ore. Poi il simulatore dovrà, ogni volta che arriva un nuovo cliente a cui riesce ad affittare un'auto, simulare il rientro di quest'auto dopo questi valori. Allora, quindi dovremmo avere tutte le informazioni per poter eseguire la simulazione. Run. Quindi abbiamo chiamato init, abbiamo messo a posto tutte le variabili, abbiamo la coda precaricata con gli arrivi dei clienti nelle varie cadenzate una volta ogni 10 minuti, e quindi l'esecuzione della simulazione non è altro che un grosso loop finché la coda non è vuota. While not queue is empty, finché c'è ancora qualcosa nella coda degli eventi, era una delle condizioni di terminazione della simulazione che abbiamo discusso la volta scorsa, termino la simulazione
quando gli eventi sono esauriti. L'altra condizione sarebbe quando sono arrivato a un certo valore con il tempo simulato. O quando ho raggiunto un certo obiettivo con i valori statistici. Cioè, le condizioni di terminazione sono le più diverse. La più semplice è questa. Simulo finché c'è qualcosa da fare. Allora, se ci sono ancora eventi da simulare nella coda, ne estraggo uno. Q, punto. Allora, ricordate che ci sono i due metodi principali della coda, che sono pick e poll. Entrambi restituiscono il primo evento nella coda. La differenza è che pick lo guarda ma lo lascia al suo posto, mentre poll invece lo legge e lo restituisce, e lo estrae, lo toglie dalla lista. Quello che vogliamo fare è chiaramente toglierlo dalla lista. Dammi il primo evento, toglilo dalla lista, adesso ci penso io ad elaborare questo evento. E al 99% dentro questo ciclo while dovrò fare cose diverse a seconda del tipo di evento. Quindi un modo potrebbe essere quello di fare un bello switch sulla base del tipo di evento, ma mi sono dimenticato di fare i getter. Allora aggiungiamo anche qua il get tempo e il get tipo. Non ho bisogno di setter, questo evento qua è un oggetto immutabile. Lo creo, quando lo userò, quando lo creo ho le informazioni per crearlo, poi lo uso, poi lo butto via. Non è un oggetto che devo modificare nel tempo. Quindi no, facciamo questi campi in sola lettura. Quindi a questo punto, evento punto, mi compare il get tipo. Ops. Get tipo. A seconda del tipo dell'evento. Ci sono due casi. Caso 1, cliente arriva. Caso 2, auto restituita. E qui dentro ci metterò cosa devo fare quando arriva un cliente e quando arriva devo fare quando arriva un'auto. Con questa bruttissima sintassi dello switch, che ha case break anziché aperta graffa e chiusa graffa, ma vabbè, non abbiamo deciso noi. Allora, cosa devo fare quando arriva un nuovo cliente? Devo fare tre cose sempre: aggiornare lo stato del mondo, aggiornare le statistiche ed eventualmente schedulare nuovi eventi. Non necessariamente in quest'ordine, ovviamente dipende da cosa dobbiamo fare. Allora, arrivato un nuovo cliente e l'oggetto evento mi dirà a che ora è arrivato, ma io di sicuro tengo conto che il numero di clienti totali è aumentato di 1. Lui è arrivato. Dopodiché ho un'auto da dargli o no? Perché l'unica variabile che ho è capire se riesco a servirlo oppure no a questo cliente. Quindi mi vado a interrogare se le auto disponibili sono 0 o no. Dovrò fare cose diverse. Se le auto disponibili sono 0, devo purtroppo salutare questo cliente, tenendo traccia che ho fatto un cliente insoddisfatto. Numero clienti soddisfatti più più. E basta.
Nel senso che lo stato del mondo, cioè il numero di auto disponibili, era 0 e 0 rimane. Eventi nuovi da generare non ne ho, perché questo qui l'ho mandato a casa. Non mi compare più, non fa più nulla. Invece, nella parte in cui ho delle auto disponibili, allora darò un'auto a questo signore. Quindi qui dico affitto un'auto, noleggio un'auto al cliente. Quindi se io noleggio l'auto al cliente, ovviamente ne avrò una in meno disponibile. Decremento le auto disponibili. Era maggiore di 0 questo valore, quindi ha senso decrementarlo. Non sarà un cliente insoddisfatto, va bene. Quindi ho aggiornato lo stato del mondo, non ho aggiornato, non, diciamo, è già corretta la statistica che ho aggiornato qua. Devo però ricordarmi che se gli affitto un'auto, lui la dovrà restituire. Quindi a questo punto devo creare l'evento di restituzione. Io l'evento di restituzione non lo potevo inserire qui, nel metodo di inizializzazione, nel metodo init. Perché non sapendo se all'arrivo del cliente ci fossero state auto ancora disponibili, non potevo prevedere se quell'auto fosse stata da restituire, perché non sapevo neanche se fosse stata noleggiata. Qui non potevo dire, ok, il cliente arriva alle 8 e restituisce l'auto alle 10. No, perché non so se a quel cliente avrò affittato l'auto. Il fatto che lui restituirà l'auto lo potrò solo decidere o sapere o esserne certo nel momento in cui gliel'ho affitto l'auto. Quindi non tutto si può sapere a priori. Cioè, se sapessimo già tutto nel metodo init non avremmo bisogno di simulare nulla. Invece sono cose che scopro solo dopo che sono arrivati i primi 10 clienti, vedo se l'undicesimo ha un'auto disponibile o no. Dipende se quelli precedenti l'hanno restituita tutti in tempo, eccetera, eccetera. Tra l'altro c'è un aspetto stocastico, perché il tempo di noleggio varia, per cui il giorno in cui sono fortunato e tutti mi restituiscono l'auto dopo un'ora, le stesse auto hanno un turnover maggiore e riuscirò a soddisfare più clienti. Il giorno in cui sono sfortunato, le persone prendono l'auto per 3 ore, è presumibile che avrò più clienti insoddisfatti. E questo lo scopro solo simulando. Quindi gli abbiamo dato quest'auto e solo adesso, diciamo, possiamo creare e aggiungere questo evento. Quanto sta fuori quest'auto? Quando me la restituirà? E a questo punto dovrò inventarlo. Quindi io devo estrarre una durata casuale tra le durate presenti nella mia lista. Allora potrei usare un oggetto random, un generatore di numeri casuali. Allora, voi sapete che c'è un metodo math.random che mi restituisce un valore reale compreso tra 0 e 1. Poi da un numero reale, da 0.0 compreso, 1.0 escluso, devo moltiplicarlo per il numero di durate possibili, permesse, in questo caso sono 3, e trasformarlo in intero, eccetera, eccetera. Però esiste anche, e questo, se vogliamo, è il metodo più veloce a livello di codice. Esiste però anche un'altra classe random, anzi, questa di math.random non è altro che una semplificazione della classe vera, che ha dentro java.util.random, che è un generatore di numeri casuali che ha al suo interno vari metodi che mi permettono di restituire interi, reali, double, eccetera, eccetera. Allora, è più flessibile questa classe, richiede solo la differenza che
mentre math.random è un metodo statico, quindi lo chiamo e basta, questa classe random va, è una classe con i metodi normali, quindi devo creare un oggetto di tipo random. No, la sto facendo tanto lunga, ma in realtà vuol solo dire che se ho bisogno di numeri casuali, all'interno del simulatore, diciamo così, oltre a queste variabili di simulazione, mi istanzio anche private random rand uguale random in java.util uguale new random. Devo ricordarmi di istanziarlo. Quindi, cosa faccio? Devo scegliere la durata. Quindi l'indice dell'array 012 sarà un numero casuale, e qua c'è il metodo che mi serve, nextInt, che ritorna un numero pseudo casuale distribuito uniformemente di valore intero tra 0 compreso e il valore specificato escluso. Qui ci serve un numero, un valore tra 0 e il numero di scelte possibili. Allora, nextInt, e le scelte, qual è il valore massimo che posso avere? È il numero di elementi della lista. Quindi ho la lista che si chiamava durate noleggio punto size. Ok? Quindi ho estratto un numero casuale. Allora, noi sappiamo che durate noleggio è una lista di dimensione 3, quindi elementi 0, 1, 2, il punto size vale 3, nextInt di 3 mi restituisce un numero tra 0 e 2, quadra tutto. Se quella lista fosse più lunga, qui non ho cablato il numero 3, no? Va a vedere quanta roba c'è nella lista. E avendo scelto un numero casuale che corrisponderà a un indice lecito nella lista, saprò che la durata del noleggio è durate noleggio.get di i. Ok, hai estratto la 2, allora dammi durate noleggio di 2. La seconda. Cosa me ne faccio di questa durata? La uso per calcolare l'ora di rientro di quell'auto, sommandola al tempo corrente. Quindi, local time di rientro non è altro che l'ora adesso, cioè l'ora di questo evento che sto elaborando. Ricordiamoci che il nostro orologio va avanti in corrispondenza degli eventi, ogni evento ha una marcatura temporale, noi stiamo vivendo nell'istante in cui c'è l'evento. Quindi l'evento.getTempo mi dice che ora è adesso, qual è l'ora simulata, a cui semplicemente aggiungo la durata del noleggio. Ok, fatti questi passaggini abbiamo tutto ciò che ci serve per poter creare un nuovo evento, quindi q.add new evento dell'ora di rientro, virgola, tipo evento.auto restituita. Oh, qui siamo stati pedanti, si poteva fare tutto in una riga sola. Però abbiamo fatto i passaggi. E lui inserirà un evento. Immaginate questa serie di iniziali di eventi che sono gli arrivi di tutti i clienti. Arriva il primo, lo tolgo, lo sfilo dalla lista, e questo, ovviamente l'auto ci sarà, inserirà un evento di rientro dell'auto in un punto più avanti che si va a infilare a pettine tra gli eventi esistenti. Dopo un'ora,
dopo 2 ore, dopo 3 ore, che vorrà dire dopo 6 clienti, dopo 12 clienti, dopo 18 clienti. E ogni volta che inserisco un evento lui trova il punto giusto. Il simulatore, poiché li estrae in ordine di tempo, lo estrarrà sempre, cioè non andrà mai a considerare degli eventi futuri prima che si siano stati considerati quelli precedenti, indipendentemente dal fatto che questi fossero già stati inseriti dall'inizio oppure li abbiamo creati strada facendo. La causalità viene mantenuta semplicemente dal fatto di estrarre gli eventi in ordine. C'è un minimo di indeterminazione, nel senso che se questo qua restituisce un'auto esattamente dopo 10 minuti, dopo un'ora, e nel nostro caso succede così, esattamente dopo un'ora arriva un cliente, a seconda di come viene inserito l'elemento nella coda, potrei avere, arriva il cliente e poi restituisco l'auto e quindi quel cliente con l'auto non la vede ancora, oppure restituisco l'auto e poi arriva il cliente, allora in questo caso quell'auto sarebbe ancora disponibile. No? Cioè come vengono inseriti gli elementi in una coda prioritaria quando la chiave è uguale, quando il tempo è uguale. E questo crea una piccola, diciamo così, variabilità. Nel caso della coda prioritaria normale vengono inseriti in ordine di inserimento a parità di tempo. Quindi in questo caso ci sarebbe prima il cliente che arriva e poi la macchina inserita, anche se hanno lo stesso tempo simulato. Però capite che è un caso finto, fasullo, perché non arriveranno, due cose non saranno mai contemporanee nella realtà. Comunque una piccola, se vogliamo, approssimazione dovuta alla simulazione. Basta, quando il cliente arriva possono succedere queste due cose, o non c'è l'auto oppure c'è l'auto. Se c'è l'auto, un pochino di lavoro in più da fare. Quando invece l'auto rientra, beh, è tutto molto più facile. Sì? Scusa? La chiave della coda l'abbiamo specificata nel comparatore di evento. Ok, quando noi definiamo una coda, la parametrizziamo con un tipo di evento, la priority queue, c'è scritto qua, una priority queue di lunghezza indefinita, gli elementi della coda prioritaria sono ordinati secondo il loro ordine naturale, quindi col metodo compareTo, oppure se non ci piace quello possiamo fornire un comparator, un'altra classe che faccia i confronti, se vogliamo una coda prioritaria, che ordini gli elementi in un ordine diverso da quello naturale. Quindi tutto regge perché il comparatore di questo lavora sul tempo e non lavora su altri valori. Ok, allora dicevamo, quando l'auto viene restituita non devo fare altro che rimetterla a posto. Auto disponibili, più. Non ho statistiche da aggiornare perché le statistiche sono sui clienti che arrivano, quindi quel cliente l'ho già contato prima, non ho nuovi eventi da creare, perché l'auto è arrivata, finisce, diciamo così, l'elaborazione di quel cliente, l'attività che devo svolgere per quel cliente. Allora, questo qua semplicemente possiamo provare a usarlo, a chiamarlo, questo simulatore, per valutare vari scenari. E magari per far debugging, perché non è detto che sia giusto. No? Allora, prima di fare questo ci servono un po' di getter e setter, perché altrimenti dall'esterno non riusciamo a far nulla. Quindi aggiungo qua in fondo, allora, getter e setter, vediamo un po', auto disponibili, è qualche cosa che imposto col costruttore, scusate, col metodo init. Quindi diciamo che non lo posso, devo fare attenzione a rendere modificabili dall'esterno solamente variabili la cui modifica non influisca sull'andamento della simulazione. Quindi se voglio cambiare auto disponibile in realtà devo fare un init nuovo, perché mi cambia tutto, mi cambia il modello del mondo. No, sono scemo io, scusate. Ciò che ho detto è vero per le auto totali.
le auto totali si impostano col metodo init e poi ovviamente dall'esterno posso sapere qual è questo valore, ma non posso cambiarlo così. Se voglio cambiarlo richiamo init, che non solo cambia quello, ma mi setta anche le variabili, le auto disponibili. Le auto disponibili è un valore solamente leggibile dall'esterno, è uno dei valori simulati, in realtà dall'esterno non dovrebbe neanche interessare, è quasi un dettaglio interno, lo posso esporre, non mi costa niente esporlo all'esterno, ma lo scopo della simulazione è proprio quello di avere dei dati riassuntivi alla fine, finali, statistici, e non l'andamento delle auto disponibili minuto per minuto. Durata noleggio, questo qua lo possiamo rendere anche impostabile dall'esterno. Allora io creo la classe simulatore, chiamo init e poi posso impostare questi oggetti qua per simulare scenari diversi. Allora uno scenario diverso potrebbe essere quello in cui gli intervalli di restituzione non sono 1, 2, 3 ore ma sono diversi. Allora aspetterà il chiamante, noi qua l'abbiamo preimpostato con 1, 2, 3. Se il chiamante non piace, se lo cambia, ne aggiunge, ne toglie. Intervallo arrivo cliente anche. Simuliamo clienti che arrivino ogni 15 minuti, ogni 5 minuti, questo è un valore, a simulazione ferma si può cambiare facilmente. Lo cambio, poi chiamo init, chiaramente questi parametri li devo impostare tutti prima di chiamare init. Init preparerà la coda dell'ingresso usando quei valori e poi vado con la simulazione. Numero di clienti soddisfatti, no, è solo in lettura. Numero di clienti totali è solo in lettura. Non ha senso dall'esterno forzarlo, quello è il risultato della statistica. Ora fine, ora inizio sono parametri, quindi possiamo modificarli dall'esterno. La coda, no, non la vede nessuno, è mia, privata. E rand anche era una variabile random che uso internamente, quindi non ho bisogno di esporla all'esterno. Allora, come dire, i valori statistici sono disponibili solo in lettura, quindi faccio solo il getter. I parametri di simulazione normalmente sono disponibili anche in modifica, proprio perché dall'esterno si possono parametrizzare. Perché faccio così? Ma perché non voglio avere un metodo init con 40.000 parametri, no? Sennò potrei fare un metodo init in cui gli dico il numero di auto totali, l'orario di inizio, l'orario di fine, la durata, l'intervallo di tempo tra due arrivi dei clienti, eccetera, eccetera, avrei un metodo init con 50.000 parametri. Io nell'indice metto solamente le cose indispensabili, più importanti, e il resto se te lo vuoi cambiare te lo cambi andando a modificarti i valori. Ma è una scelta, non è nulla di... una comodità, e quindi questo mi genera questa paccata di metodi qua sotto. Fatto ciò, ci facciamo una classe di test per vedere cosa succede. Test simulatore. Sì. Ok. Vediamo un po' cosa succede. Allora, creiamo un nuovo simulatore. Lo inizializziamo con 10 auto. Se vogliamo ci giochiamo, adesso potremmo cambiare i parametri, no? Prima del link, però. E poi lo facciamo partire. Alla fine andiamo a vedere i risultati della simulazione. E stampiamo, ad esempio, quanti sono clienti totali di cui per 100 di sono insoddisfatti. Allora, il primo valore è il numero di clienti totale, quindi sim.get numero clienti totali. Il
mentre il secondo valore è sim.get numero clienti insoddisfatti. Vediamo cosa si dà. Vabbè. 72 clienti totali, di cui 20 insoddisfatti. Poi lo faccio rigirare e mi dà di nuovo 20 insoddisfatti. Lo faccio rigirare e mi dà 18 insoddisfatti. Visto che c'è una componente random nella simulazione, questo numero può variare. Di cui 21 insoddisfatti, di cui 19 insoddisfatti. Ecco, volendo avere un dato affidabile dovrei ripetere la simulazione più volte e prendere magari una media dei valori misurati. Il numero di clienti totali è sempre 72, perché sono 12 ore per 6 clienti all'ora. Per come li abbiamo caricati, quello non può cambiare. Allora, ci piace avere 20 clienti su 72 insoddisfatti? Forse no. E allora magari dobbiamo spendere qualche soldino in più e aumentare le auto, magari mettiamone 15. Andiamo avanti. Ecco, con 15 auto riesco a soddisfare tutti i clienti. Beh, questa volta ce n'è 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 2. Vabbè, questo oggi è un giorno sfigato. Eccetera. Quindi è accettabile per me ogni giorno lavorativo scontentare un cliente? Se sì, va bene così, se no devo comprare qualche auto in più, 1, 2, 3, non so. Poi in realtà attenzione che questo arriva, questo è pensato per clienti che arrivano ogni 10 minuti. Se cambiasse il tasso d'arrivo dei clienti, magari ogni 8 minuti, oppure nelle ore di punta arrivano più fittamente rispetto alle altre ore, beh, questo dovrei cambiare anche proprio l'algoritmo di simulazione. Però se volessi simulare clienti che arrivano ogni 5 minuti, cosa capita? Dovrei impostare l'intervallo di arrivo dei clienti con una durata non zero, un po' veloce. Of minutes 5. Allora, sempre con 15 auto, se i clienti arrivano ogni 5 minuti, cosa capita? Capita che ho molti più clienti, di cui molti più insoddisfatti. Vabbè, chiaro, mi sono arrivati il doppio di clienti. Ho un ordine da cinquantina, eccetera eccetera, vabbè, e poi qui posso giocare, no? Adesso lo stiamo facendo con un programma di test, però immaginate questa cosa, adesso ci agganceremo un'interfaccia utente con cui l'utente può impostare questi vari parametri e fare simula e vede i risultati, e giocando con i vari parametri chiaramente possiamo sperimentare in modalità what if, cosa succede se cambio qualche cosa, posso sperimentare i vari comportamenti di questo sistema. Adesso così non si vede nulla, ci stiamo fidando di numeri che sputa fuori, no? Se volessimo capire un po' meglio come funziona, potremmo andare qua nel loop degli eventi, nel ciclo di elaborazione degli eventi, e dire che cosa succede, no? Adesso su simulazioni grandi genera cose illeggibili, però noi potremmo dire... Ah, aspetta, facciamo così. Stampiamo gli eventi man mano che li elaboriamo. Adesso questo vuol dire che nella classe evento devo mettere un toString. Tempo tipo. Allora, alle...
facciamo così. Rimettiamo i clienti nei 10 minuti. Quindi se io dentro il simulatore, vado per capire un po' meglio come funziona, vado a vedere gli eventi via via che vengono elaborati, quindi via via che vengono estratti dalla coda, mi fa vedere che cosa succede. Alle 8.00 arriva un cliente, alle 8.10 arriva un cliente, alle 8.20 arriva un cliente. Qui non sto stampando che cosa ci faccio con questo cliente, ma è sottinteso che gli sto dando un'auto, perché ne avendone 15. Alle 9 viene restituita l'auto che presumibilmente è stata presa dal primo cliente, quindi questo cliente casualmente l'ha tenuta un'ora. 9.10 arrivano altri clienti, alle 9.10 viene restituita l'auto che avevamo noleggiato alle 8.10, alle 9.50 anche, e così via. Vedete che i clienti arriva che avevamo inserito noi all'inizio sono interlacciati con l'auto restituita che invece stiamo inserendo durante la simulazione. E vengono tutti elaborati, vedete che il tempo è sempre crescente. Va avanti così per tutta la giornata, con un certo bilanciamento tra arrivi e restituzioni, poi arrivano le ore 20, dalle 20 in avanti non arrivano più nuovi clienti, perché i clienti li abbiamo inseriti solamente dalle 8 del mattino alle 20 di sera escluso, c'era un is before, quindi alle 20.00 non l'abbiamo messo, l'ultimo che abbiamo messo era alle 19.50. E questi clienti dovranno ovviamente restituire le auto. Quindi la coda della simulazione, noi dobbiamo, tra l'altro un'altra cosa interessante, è che noi dobbiamo tenere il negozio aperto fino alle 22 per aspettare le ultime restituzioni. Quindi qui stiamo esaurendo la simulazione della coda, perché c'erano ancora degli eventi di restituzione, non c'era più nessun evento nuovo di cliente arrivato. Questo chiaramente è un modello molto molto semplice, no? Ci sono mille modi in cui si può complicare, a partire dal tasso d'arrivo dei clienti, perché i clienti non ti arrivano mai a uguale distanza temporale, quindi la frequenza con cui arriva il cliente è maggiore in certe ore della giornata, minore in certe altre, e andrebbe sicuramente tenuto in conto. Le auto non sono tutte uguali, perché tu potresti avere clienti magari che vogliono auto di cilindrata diversa, ne hanno prenotato un'auto, quando arriva lì, se non c'è l'auto che vuole lui, magari sai, gli regali tu l'auto, gli fai una promozione di classe, gli regali l'auto più grande di quanto avevo chiesto, senza fargliela pagare, pur di non perdere il cliente. Quindi a quel punto l'evento deve portarsi dietro anche l'informazione sulla classe del veicolo. E così via, qui possiamo accrescerlo a piacere. Dal punto di vista, ma direi che non vale la pena di spendere tempo, facciamo offline, l'interfaccia grafica. L'interfaccia grafica, noi dovremo predisporre tutti i parametri che l'utente può modificare nella simulazione, quindi vari ore inizio, ore di fine, intervallo di tempo, eccetera, eccetera, e poi avere un bottone attraverso cui l'utente possa far partire la simulazione e il simulatore faccia vedere il risultato. Quindi è abbastanza semplice da questo punto di vista, la facciamo a parte. Ok, se non ci sono domande su questo, passiamo a una un pochino più complicata. Più complicata nel senso che il modello è più complicato, quindi cominciamo a vederla adesso e poi la concluderemo la settimana prossima. Allora, scusate, vado a riprendermi le slide. No, quindi se volete giocare
qui ci sono alcuni suggerimenti su varianti possibili di questo esercizio. Ok, l'altro esempio è un pochino più complesso. Questi due esempi che stiamo facendo per primi hanno una cosa in comune, nel senso che la simulazione va avanti puramente sulla base di valori statistici. Cioè ipotizzo, creo certe cose e vedo che cosa succede. Quelle che faremo poi più avanti, invece, useranno anche i dati che arrivano dal database, no? Per generare gli eventi oppure per capire come elaborarli, no? Però prima impratichiamoci col meccanismo di base. Allora, questo secondo esercizio pensa di modellare il comportamento di un pronto soccorso, emergency ER, in un ospedale. Quindi un pronto soccorso, come funziona il pronto soccorso? Le persone arrivano e vengono classificate. Qui c'è un infermiere apposito, che è cosiddetto infermiere di triage, che prende le persone, capisce che problemi hanno e gli associa un codice colore che rappresenta la gravità o l'urgenza del loro caso. Dopodiché dietro al triage c'è un certo numero di studi dei medici, i quali visitano le persone che vengono, diciamo così, che superano la fase del triage. Quindi ogni studio di paziente, ce n'è più di uno, ha un ciclo di esecuzione molto semplice. Io sto visitando una persona, quando ho finito chiamo la prossima. La prossima persona che verrà chiamata sarà la persona che ha il codice di severità più grave e a parità di codice di severità quella che aspetta da più tempo. Quindi se io arrivo, mi sono pizzicato il mignolo, aspetterò come minimo 6 o 7 ore, tutti coloro che arriveranno anche dopo di me, ma saranno più gravi, passeranno davanti, ovviamente. Se poi invece quelli gravi non ci sono, allora andrà avanti anche la coda di quelli che hanno il mignolo pizzicato. Quindi il codice di severità dà la priorità, quindi vuol dire che chi ha un codice maggiore passa prima. Quindi i pazienti non vengono passati in ordine di arrivo, ma in ordine di precedenza. L'ordine di arrivo conta solo a parità di gravità, a parità di precedenza. Allora, ipotizziamo che ci siano 4 codici di severità, di gravità, bianco, giallo e rosso, che corrispondono, il bianco a una persona che non ha nulla di urgente, e quindi può aspettare senza problemi. Codice giallo, che ha qualche cosa di serio ma non è urgente, quindi è bene che passi, però non è urgentissimo. Il codice rosso, che è serio e urgente, ha rischio della vita e quindi deve passare prima degli altri. E poi, vabbè, c'è il codice nero, che invece rappresenta il fatto che l'utente, per sua sfortuna, non ha più bisogno di essere servito perché è morto. Allora, queste varie, noi stiamo modellando in questa simulazione non solamente i medici che, diciamo così, passano gli utenti, ma anche cosa succede durante la fase di attesa. Allora, pensiamo a che cosa succede quando l'attesa si prolunga. Allora, se io ho un codice bianco, dopo un certo tempo, aspetto un'ora, aspetto 2 ore, aspetto 3 ore, vedo che non passo, mi stufo e vado a casa. Tanto non avevo niente di che. Ho fatto un po' di turismo presso la sala d'aspetto dell'ospedale e poi torno a casa. Quindi dopo un certo time out, che è un parametro, tutte queste cose qua ovviamente sono dei parametri di simulazione, se non vengo chiamato vado a casa, senza essere visto. Invece, se io sono un codice giallo e passa un certo tempo in attesa senza che io venga servito, può darsi che la mia situazione possa peggiorare. Era già seria, sto lì 2-3 ore, peggioro e il codice da giallo diventa rosso. Se invece sono già un codice rosso o sono diventato un codice rosso dopo essere stato codice giallo e aver aspettato troppo tempo e non vengo servito entro un certo tempo, può succedere l'inevitabile che diventi un codice nero. Quindi la persona mi muore lì in sala d'aspetto. Ah? Vabbè.
chiaramente la semplificazione. Ok? Quindi abbiamo un ciclo di vita di questi pazienti che è abbastanza articolato. Arriva un paziente, non so chi sia, lo devo guardare, gli devo dare un codice e a seconda del codice che ha gli possono succedere cose diverse. Ma che fanno di là? Vabbè, qui ci sono alcuni esempi di quelli che potrebbero essere dei valori di default dei parametri di simulazione. Quindi, in aggiunta a questi timeout, devo modellare il fatto che il triage richiede un certo tempo. Quindi da quando arrivo a quando mi viene assegnato un codice passa un certo tempo. Quindi una prima coda per farmi guardare l'infermiere. L'infermiera, diciamo che tratta una persona ogni 5 minuti. Quindi quando arrivo sono un paziente ancora sconosciuto, mi metto in coda, mi guardo quando sarà il mio turno, l'infermiera di triage mi guarda, mi assegna un codice dopo 5 minuti, ci mette 5 minuti a guardarmi e assegnarmi un codice. Una volta che ho il codice vado in sala d'aspetto e aspetto il giro delle priorità. E poi questi tre tempi invece, gestire un paziente bianco, giallo o rosso, è dal punto di vista del medico. Cioè, supponiamo che un medico per un paziente bianco se la cava in 15 minuti, quando il paziente giallo, un pochino più grave, rimane impegnato nel suo studio per 15 minuti, se invece un paziente molto grave, rosso, ha bisogno di 30 minuti per poterlo gestire, curare, prima di passare al paziente successivo. Queste sono tutte costanti, chiaramente, che sono personalizzabili. Quindi, in qualche modo, noi stiamo modellando i nostri clienti che dovrebbero attraversare un flusso di questo genere. Arriva, viene triageato, gli viene assegnato un codice, passa in sala d'aspetto, poi dalla sala d'aspetto può passare a uno degli studi, 1, 2, 3, dipende quanti medici abbiamo, e dopo che ho finito il tempo di visita nello studio del medico, passa in uno stato di paziente uscito. Quindi ciascun nuovo paziente fa quel giro lì. Uno di questi giri lì possibili, no? In realtà non ho modellato il fatto, qui non sono disegnate in questa figura i codici di severità, ma noi sappiamo che all'interno del wait il paziente può avere un codice di severità che può cambiare. E sappiamo anche che un paziente può uscire da wait direttamente out senza passare uno studio in due casi. O è un codice bianco e si stufa, o è un codice rosso e muore. In questo caso esce dal sistema senza passare uno studio. Quindi servirebbe ancora una freccia in più. Noi dobbiamo gestire degli eventi che corrispondono a tutte le possibili variazioni di stato di questo sistema. Quale può essere una variazione di stato? Arriva un nuovo cliente, un nuovo paziente. Un paziente viene triageato, gli viene assegnato il codice. Un paziente con un certo codice di severità rimane in attesa più di un certo tempo. E allora poi a seconda del codice di severità questo tempo è diverso e succederanno cose diverse. Un paziente entra in uno studio di un medico. Un paziente esce da uno studio di un medico, perché ha finito la cura. Adesso non so se sono tutti, no? Sono tutti i vari passaggi, le cose che possono succedere, che cambiano lo stato del sistema. Quindi immaginiamoci di vedere il sistema dall'alto come una fotografia istantanea, o delle persone qui, delle persone là con un colore in testa, che corrisponde a severità, poi lo riguardo dopo un po', questo sistema può essere cambiato, perché è cambiato? Cosa è successo per far sì che una persona transitasse da una fase all'altra, da un colore all'altro. Quindi lo stato del sistema in qualche modo mi rappresenta l'elenco delle persone e per ogni persona il suo codice colore e lo stato in cui si trova. Sono in attesa o sono dentro uno studio di un medico, oppure ho già finito, oppure sono ancora alla coda d'ingresso. Cioè, rispetto a prima, chiaramente è un passo avanti non banale. Prima il nostro stato del sistema era il numero di macchine, era un numero intero e basta. Qui invece dobbiamo modellare un insieme di persone
E non mi basta solo sapere quanti codici gialli, quanti codici rossi, quanti codici verdi ci sono. Perché ho 4 codici gialli, ma sono arrivati in momenti diversi, quindi il momento in cui passeranno codice rosso sarà diverso per ciascuno di essi. Devo trattarli separatamente. Quindi in qualche modo avrò delle strutture dati, vabbè, ovviamente ho la mia coda prioritaria con le strutture dati per gestione degli eventi, ma poi avrò delle strutture dati per la gestione dello stato del sistema. Lo stato del sistema non è semplicemente una variabile o poche variabili, ma un elenco di persone, in questo caso. Quindi un pochino più complicato da modellare. Quindi il modello del mondo, come minimo, dovrà essere una collection di pazienti che sono stati inseriti nel sistema, e la cosa importante da sapere di ogni paziente è il suo stato, quindi come minimo il suo colore, oppure se è già stato curato. Ecco, qua ho provato a mettere insieme l'informazione del colore, della gravità, con lo stato di avanzamento del paziente in questo grafo. Adesso è un po' brutto da vedere, ma questa è una possibilità. No? Qui sto già ragionando su come implementare la simulazione. No? La specifica della simulazione è finita qua. Da qui in poi stiamo cercando di capire come impostare il simulatore. Allora, io sto pensando che un utente, quando viene creato un nuovo utente, un nuovo paziente, lui parte in uno stato new, che corrisponde al fatto che non mi ha ancora visto l'infermiera del triage. Rimane nello stato new per un certo tempo, dopodiché un evento, che ho chiamato triage, mi assegnerà un codice colore. Può essere bianco, può essere giallo, può essere rosso. Quindi questo triage, immaginate, l'ho scritto su queste 3 frecce. Quindi io entro, creo un nuovo utente, questo nasce in uno stato che chiamo new. Dopodiché so che 5 minuti dopo, questo utente cambierà stato e passerà da new a bianco, waiting bianco, oppure waiting giallo, oppure waiting rosso. A caso, non lo so, no? Posso immaginare delle percentuali se vogliamo. Oppure facciamo un terzo, un terzo, un terzo. Se sono nello stato waiting giallo, bianco, scusate, possono succedere 2 cose. O si libera uno studio medico, e allora passo in trattamento, in treating, oppure mi sono stufato di aspettare, passa un time out e vado fuori. Quindi un waiting bianco significa un utente che è in attesa, quindi ha già passato il triage e gli è stata data l'etichetta codice bianco. Lui è in attesa e rimarrà in attesa finché capita una delle 2 cose. O si libera uno studio medico e quindi lui può entrare, è il suo turno di entrare, oppure passa un certo tempo di attesa, dopo il quale decide di andare a casa. Nel primo caso passa nello stato treating, nel secondo caso passa nello stato out. Se passa nello stato treating ci rimarrà per, quant'era, 10 minuti, se non sbaglio, la durata del trattamento di un bianco, e dopo questi 10 minuti passerà nello stato out, quindi ha un time out piccolo di 10 minuti. Allora, se viceversa gli ho assegnato un codice giallo, possono capitare anche qui 2 cose: vengo chiamato in tempo, oppure passa troppo tempo di attesa e divento codice rosso. Se sono codice rosso, anche qui ho 2 casi: vengo chiamato in uno studio libero, oppure passa il tempo e muoio e divento codice nero. E il codice nero, vabbè, è equivalente all'out. Non devo più farci nulla, non c'è più nulla da fare dopo queste, se sono stato out o se sono stato black. Quindi qua in qualche modo gli stati di questo grafo, non abbiamo bisogno di modellare un grafo vero, solo per noi, per aiutarci a ragionare. Gli stati di questo grafo mi servono per descrivere lo stato del paziente. Le frecce di questo grafo, gli archi, rappresentano gli eventi.
La domanda che ci avevamo fatto prima, quali sono gli eventi che fanno cambiare qualcosa nello stato del sistema? Allora, se lo stato del sistema è un paziente all'interno di uno di questi stati, cos'è che lo fa cambiare? Sono le frecce. Quindi ragionando sugli stati possibili e sulle possibili variazioni di stato, sto scoprendo quali sono i tipi di eventi che accadono nel sistema. E i tipi di eventi qua sono triage, timeout di diverso tipo, studio libero e vabbè, in realtà paziente curato c'è anche questo. Questa freccia qua non gli ho dato un nome. Oltre ovviamente a un evento che non vedo, che è quello esterno, in cui arriva un nuovo cliente, che è un evento che gestirò a parte nel mio metodo init, no? Quindi questo è un modo, se abbiamo delle simulazioni un po' complesse, soprattutto in cui lo stato del sistema sia un po' complesso, di esplicitarlo, no? Facciamoci una mappa dello stato possibile e dei modi in cui lo stato può cambiare. Sono simulazioni ad eventi discreti, le abbiamo chiamate, quindi il numero di stati sarà discreto, finito, il numero di eventi sarà discreto, finito, non abbiamo da scrivere delle equazioni, ma soprattutto dei grafi oppure delle tabelle, no? Cosa succede in questo caso? E questa diventa di fatto la mappa di riferimento per implementare poi la simulazione. Questo ad alto livello ci sta dicendo cosa deve fare il simulatore. Adesso dobbiamo gestire il codice. Con una complicazione in più, che l'evento Free Studio deve andare a pescare gli utenti in un ordine seguendo un algoritmo ben preciso. Quindi ci sarà, volendo, forse una seconda coda prioritaria che non ha nulla a che vedere col tempo, ma a che vedere con le priorità, con le gravità. Adesso poi possiamo implementarlo in tanti modi diversi, proveriamo a giocarci insieme la settimana prossima. Ecco, questo simulatore cosa deve fare alla fine? Partendo da alcuni parametri di alto livello, che sono il numero di studi medici, il numero di pazienti di cui simulo l'arrivo, la frequenza di arrivo ogni tot minuti, ipotizzo che le severità vengano segnate non in modo random, ma in modo circolare, cioè un bianco, un giallo, un rosso, un bianco, un giallo, un rosso, un bianco, un giallo, un rosso, così. Quindi sono uniformi ma non casuali. Questo è ciò che mi dicono. Simulo dalle 8 alle 20 e alla fine mi dici il numero di pazienti che hai curato, quindi hai mandato a casa, il numero di pazienti che hanno abbandonato e il numero di pazienti morti. Ipotizzando che chiaramente la simulazione oltre le ore 20 continui ad andare avanti finché la sala d'aspetto non si esaurisce, ovviamente. Cioè non ci sono persone lì che abbandono, chiudo dentro e dico adesso voi rimanete qua per la notte. Vabbè, ma queste sono già complicazioni in più. Quindi ciò che dovremo fare la prossima volta che riprendiamo questo esercizio, riprendere questo che è il principio di funzionamento, di evoluzione dello stato del mondo, e questi sono i parametri della simulazione. Va bene. Per oggi vi ho dato da pensare per la settimana prossima.